Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima anteprima esclusiva di Yu-Gi-Oh! Oggi abbiamo tra le mani Nexus dei Duellanti, una delle espansioni più attese di quest'anno. Quindi passiamo subito all'unboxing. Incredibile bellezza. Andiamo a tirar fuori tutto. Stupendo. Ovviamente lui è il nostro obiettivo di oggi. Non so se ce la faremo a trovarlo, ma io ci provo. Tra l'altro nel set ci sono 26 super, 14 ultra e 10 rare segrete. Partiamo subito. Il deck dovrebbe essere 1, 2, 3. Vediamo un po'. Dider Bocci, la continua epica di Charles, specchio diverso, giga cannone, al cucolo, al cuculo, un attimino, Coal Campo, anima svincolata. Oh! Mago dell'incubo secret di primo pacchetto. Ma cosa mi stai raccontando? Ma com'è possibile questa cosa? È il primo pack che apro. Eccolo. Cioè, faccio vedere anche qua. Da slivare immediatamente poi. Ma non ha senso. Ma è il primo pack così. Ma è bellissimo. Io posso concludere l'unboxing qui. Mi raccomando, lasciate un bel like per sostenere questa serie di anteprime. Di primo pack. Non era mai successo in 10 anni di unboxing. Non ha senso questa cosa. Non sto nemmeno facendo il trick Pino l'evoluzione e cogliere brillante super. Non so nemmeno più come si sbusta adesso, no? Come faccio? Non ha senso questa cosa. Era 1, 2, 3 e 3. Dragolama, prigione di ghiaccio, Wurm polvere di stelle. Bellino lui. Anima svincolata, giara dell'avidità, mondo sincro, potere giurassico e sincro, allontana forza super. Il mi piace oggi va lasciato. Cioè, boh. Spirito al cammino, piccola zuffa, ruota sincron, click eco, divoratore del sogno e spada cavaliere specchio. Ora che ho trovato la secret all'inizio sarà impossibile trovare qualcos'altro, ovviamente. Statua sacra. Un altro Wurm, il mondo sincro, pillola evoluzione, risonanza, magnum, il sostituto. Molto demoniaco questo artwork. Molto particolare per Yugi fare un artwork del genere così, così cattivo. Adesso tocca sbustare una bella ultra però. Dopo la secret, eccoci. 1, 2, 3, segnitistina, divinità magichiave, formazione, salvataggio asso, behemoth, potere giurassico e divino dominio batistina. Ecco la ultra. Io oggi non capisco cosa sia successo. Perché il cuore delle carte mi faccia questo? Che spacchettamento sta facendo oggi? Io non lo so. Qua un'altra secret? No, è impossibile. Non bisogna mai chiedere troppo al cuore delle carte. Andiamo a vedere. Rivitalizzazione. Stelle del mondo nuovo. Specchio diviso. Fiammata Gaia. Super esagerazione. Sincro. Tiranosauro Rex. Non ha nessun senso. Non ha nessun senso questa cosa. Ma non può essere vero. No, non so come reagire a questa cosa. Cioè questa non è una secret. Questa è la carta speciale del 25esimo. Ve la faccio vedere nell'altra camp perché non può esistere. Non può essere vera questa cosa. Se voi guardate in controluce sarà difficilissimo far notare come la metto qua. Ecco, vedete? Appare il logo del 25esimo anniversario là sotto dove c'è l'effetto praticamente della carta. Provo a metterlo più vicino. Mamma mia quanto sto rischiando. Cioè io non lo so, avrei dovuto urlare, spaccare tutto, no? Che si vede solo quando una determinata luce lo colpisce. Comunque spero si sia visto prima. Adminia, Altergist, nella rarità segreta. Questo non è neanche scritta nel pack questa rarità, perché è oltre il concetto stesso di rarità. Qua siamo di fronte alla carta più rara in assoluto che potessi trovare. Non ha nessun senso questa cosa. Ma poi il fatto che io abbia chiesto, abbia detto sì, secret, è uscito la secret, abbia detto ultra e adesso ho richiesto, è uscito questo. Devo fare anche piano per controllare se tutto sta registrando correttamente qua, perché non ha senso. Questo spacchettamento non può essere reale. È più al sicuro. Già solo con la sleeve si vede pochissimo la scritta del 25esimo. Eccola così, così, così si vede. Io non ho parole. Qua andrebbe messa una doppia sleeve adesso, poi la vado a recuperare. Io per ora sta qui. Andiamo avanti con lo spacchettamento. Adesso no, non mi aspetto niente. Adesso avete, posso trovare davvero qualsiasi cosa, mi va bene tutto. Filisterre, condivisione, dai Darabocci, al cucciolo viene ordinato di canticchiare, giara dell'avidità, tutta strana, guarda che roba, che mostro, senza senso, roccia scoperta effetto, ma è bellissima, bellissima questa carta, bucotrappola banditore super, eccoci qua. Non so perché il cuore delle carte abbia scelto me oggi, ma così è. Non avevo pretese così alte. Abbiamo trovato anche la rarità quarto di secolo. Andiamo avanti, bisogna portare avanti questo unboxing. Spirito al cammino Mincaco, l'altra giara dell'avidità. Polis, buco trappola, banditore. Eccolo qua l'altro. Qua non faccio neanche il trick. Click, ecco. Potere giurassico, fusione
Chimera. Bello anche qui Belt Dragolama. Assurdo che sia solo comune questa carta. Bellissima. Ed ecco la fusione Chimera, tra l'altro con un artwork spaziale. Con la Chimera e l'altro demone onestamente non lo riconosco, quindi se lo riconoscete scrivere qua sotto nei commenti. L'altra mi sembra Gazelle, poi assomiglia. Si sente che non mi sono ripreso da questo spacchettamento. Così, va così. Emergenza. Pillola... Ma non è possibile. Ma non è possibile neanche. Ma poi mi è venuta via da sola questa carta. Stavo facendo piano piano. Sono venute via tutte insieme queste. Il Drago Cremisi Secret. Ma che cosa sta succedendo oggi? Cioè, ho già trovato la Secret. Ho trovato anche la rarità più rara del mondo. Ho trovato anche il Drago Cremisi. Non ha nulla senso in questo momento. Perché? Perché sta succedendo tutto questo ora? Tutto il culo, 10 anni di spacchettamento racchiuso in un solo video. Guardate che bello il Drago Cremisi. Una carta incredibile poi. Praticamente è la mia carta preferita del set. Ora non so onestamente se esiste questa carta anche in questa versione, ma non ne sono sicuro. Comunque Secret è stupenda. Poi tutto un box. Io boh. E siamo a metà. Ci manca ancora più di 10 pacchetti. Eccoci. Andiamo avanti. Behemoth, super esagerazione. La giara dell'avidità. E Chimera, bestia illusione. Mamma mia, che cattiva questa. Ma che artwork hanno tirato fuori? Questa si fa con la Chimera, la mitica bestia volante. Artwork assurdi oggi. Cioè, senza parole. Qua c'era Kubelt e la divinità magichiave. Stunnato per tutto l'unboxing. Andiamo avanti. Coalti, al cucciolo ordinato di canticchiare. Mondo sincro, divoratore e spada cavaliere, specchio. Eccolo qua. Incredibile questa espansione. Veramente assurda. Andiamo avanti. Coalt, campo di grano. Vede Calanta, salvataggio asso preventore. E sentinella di Tistina. Sta fenice verde acqua praticamente. Andiamo avanti. Io sono molto contento ovviamente. Ma non, cioè, non mi sto capacitando di quello che sta succedendo. Sono in un altro pianeta. Diabolica al generale. Strada sacra di ferraglia. Behemoth, divoratore. Tiranosauro Rex. Fiammata Gaia. Bella la forza del sole. Fiammata Gaia. E stella polare. Ursartica. Avanziamo. Non ci si può fermare. Sento pesantissimo. Qua c'è la ultra. Pesano tantissimo questi. Proprio sento il potere. Sembra super pesante. Polis di nuovo. Quiz Shows. Mondo sincro. Anima svincolata. E Mannadium Torrido. Bello questo posticino. Ambientazione giapponese con i fiori di ciliegio. Devi mettere lì super di qua. E avanziamo. Come si aprono bene. Ruota sincron. Bada Calanta. Sincro sopra cima. E realtà sognante di Nemnearia realizzata. Un nome impossibile da pronunciare. Come il deposito topo. Cattivissima. Poi cioè, sembra un dolcetto allegro. In realtà ha questi denti arrabbiatissimi che mangia la frutta. Hanno tirato fuori Arthur senza senso questa espansione. Mi piace. Piace così. Andiamo avanti. Tyrannosauro Rex. Fiammata Gaia. Anima svincolata. Giga Cannone. E la Chimera. Re delle bestie fantasma ultra. Eccoci qua. Benvenuti su canale Mangaka. E questi sono gli spacchettamenti di Yu-Gi-Oh! Il re delle bestie fantasma. Incredibile fusione. Subito da mettere al sicuro. Andiamo avanti. Ruota sincron. Mondo sincro. Click Egg. Potere giurassico. E Magnum, il sostituto. Sempre lui. Il demone. Eccoci qua. Prossimo pack. Emergenza. Anima svincolata. Evolsauro Lios. Tirannosauro Rex potente Dino. Kuibet. Sempre in mezzo. Bello lui. Bel Dino. Forte. Abbiamo 4 pacchetti alla fine. Qua adesso viene fuori un'altra ultra. Basta, il cuore delle carte mi ha dato troppo oggi. Chissà cosa chiederà in cambio. Eccoci qua. Segugio di Tistina. Questa armatura fatta di gemme preziose sembra. Campo il grano. Emergenza. Al cuculo viene ordinato. Purli Noir. Ma che carta stupenda. Anche il canone coro acquatico. Ma ecco la ultra. È uscita anche la ultra. Ancora. Una dolcezza infinita. Sembra di aver trovato il mondo. Questo box. La faccio vedere anche qui. Guarda come prendono poi il contorno delle ali. Sotto gli occhi. La coda. La diarrea che è in testa. Stupenda. Che spacchettamento. Eccolo. Behemoth. Il re delle 100 battaglie. Potere giurassico. Al cuculo. Io non ci credo. Io non ci posso credere. Questa cosa non ha senso. Ed eccola anche ultra. Ve le faccio vedere da vicino per le differenze. Io boh. Perché? Cioè, guardatele vicino. Si vede tanto la differenza. Si vede. Guarda. Forse in quest'altra cam si vede anche meglio. Ma oltre la scritta, insomma, del 25esimo, del quarto di secolo. Cioè, si vede proprio. Guardate come brilla di più questa. Come se avesse una texture. Ma oltre il sito, proprio quel tipo di quadrettato parallelo. È incredibile. Eccole, così le vedete vicino. È andata così oggi. Oggi è andata così. E manca l'ultimo pack. Qua posso anche non trovare nulla.
può essere vuoto anche ormai. Neanche il trick vado a fare. Divoratore del sogno, salvataggio asso preventore, fiammata Gaia, Behemoth e Malwisp. Eccoci, abbiamo tutto quello che ci serve adesso. Ci facciamo il link con questo. Io sono allibito da questo unboxing. Di solito impazzisco, sono stunnato all'inizio e alla fine. Vi faccio anche la spasa delle carte migliori trovate. Quarto di secolo, qua accanto le Secret, Drago Cremisi e Mago dell'Incubo. Eccoci qua. Adminia, Epoch Noir, La Chimera, Re delle Bestie Fantasma e il Divino Dominio, Battistina. Penso che sia l'unboxing più ricco che abbia mai fatto su questo canale con un solo box, in assoluto. Se vi piace, a questo punto non c'è neanche bisogno che vi ricordi lasciarlo, perché sicuramente per un video del genere l'avete già messo, ma sappiate che aiuta moltissimo e mi permette di riuscire a portarvi ogni mese nuove anteprime esclusive. Quindi grazie mille a tutti davvero, grazie mille per il supporto, perché altrimenti non sarei qua aver appena sgustato questo popò di roba. Ecco, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, perché così non vi perdete il prossimo unboxing, che non so come fare a essere migliore di questo, ma ci proveremo. Detto questo, io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo sempre qua sul mio canale al prossimo video.